L'orientare al Figlio lo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Dal braccio le pende bella del tesor, che immagine rende di un certo di fior. Ave, ave, e Maria, ave. Secondo mistero glorioso, si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Thank you.
Amici di Telediamante, siamo sulla barca, come di tradizione, che da anni trasporta la Dolorata. In questo momento stiamo partendo proprio per questo cammino per il mare di Diamantese, per la nostra costa, proprio perché per tradizione questa Madonna protegge i marinari e l'attività dei pescatori della cittadina adamantina. Non posso che chiedere un saluto quindi al dottor Gaetano Sollazzo, nonché il sindaco del comune di Diamante. Siamo appena partiti per questa ennesima benedizione che la Madonna in questo cammino per i mari adamantini fa a Diamante, ai cittadini diamantesi e ai pescatori. Un saluto, signor sindaco. Certo, un saluto e un augurio che la Madonna ci protegga sempre, perché è necessario la sua protezione, soprattutto in questi tempi, non solo a Diamante ma in tutta la nostra nazione. Io penso che la Madonna, che dispensa grazie e speranza a tutti, ascolterà le nostre suppliche, le nostre preghiere. La ringrazio, la ringrazio. Assessore, benvenuto. È bello in questo momento, mentre sto parlando con lei, vedere il lungomare di Diamante gremito di gente in festa che da anni celebra l'Immacolata, proprio per questa festa del mare, del pescatore, perché poi lei è questo che protegge tutti noi adamantini. La protettrice dei pescatori, dei marinai, ma è sempre una grande emozione partecipare a questo viaggio che si fa con la Madonna sul mare da parte di tutti i pescatori e di tutti gli abitanti di Diamante. Quindi è una benedizione che la Madonna deve dare a tutto il nostro paese, a tutte le persone che noi amiamo e che metta le mani un po' su questa nostra terra. È vero, grazie. E un saluto anche dal consigliere comunale Pino Pascale, un saluto anche da parte tua alla cittadina adamantina che oggi si sta celebrando nuovamente questa bellissima festa. Ma sicuramente questa secondo me è la festa più bella, quella che riporta indietro il paese nelle sue tradizioni. Ed è la festa che forse unisce tutti quanti, perché c'è bisogno di una pacificazione sociale in questo paese e la Madonna può essere sicuramente la testimone che ci fa sì che questo paese possa trovare un po' di serenità. Grazie. Vicino a me non potevo che non avere colui che qui a Diamante rappresenta l'emblema di quello che è l'attività dei marinari, di quello che resta purtroppo di questa attività storica adamantina. Archimede, è un piacere averti qui vicino a noi, a telemicrofoni Telediamante. Archimede, che cosa ha rappresentato e continua a rappresentare ancora per voi? Noi stiamo cercando di portare più lontane possibile, perché questo non deve finire, anche se i pescatori non esistono più. Ave Maria, ma non deve finire, perché basta che la cittadinanza, chi ha un po' di buonsenso, si può sempre fare, perché le barche ci sono, la gente partecipa. E non lo so, queste cose che non devono finire. Devono restare nel tempo, è una tradizione. Dobbiamo portare più a lungo possibile, per dire no, adesso noi stiamo cercando, stiamo preparandoci per il 12 agosto. Il 12 agosto è una giornata bellissima, verrà una cosa pazzesca, nel senso che ci saranno centinaia di barche in imbarcazione che seguiranno questa barca con la Stato. Con la Stato non è mai andata in mare, ma noi stiamo cercando di portarci, perché veramente la Stato che dovrebbe andare in mare sarebbe l'Immacolata, la Zannera. Ecco, perché Zannera? Ma è quello che mi hanno detto gli internati una volta, era la Zingri del mare. La zingara del mare che la facevano uscire spesso. Purtroppo. Non stava mai ferma? No. E su quella strada io ci credo. Ci credo perché
vengono dalla vecchia generazione, dove i vecchi internati la pensavano sempre, sempre. E forse è l'unico che ci è rimasto a pensare a quella statua lì. Grazie Archimede. Beh, immancabile per ogni tradizione qui a Diamante la presenza del senatore Ernesto Magorno, il quale qualsiasi impegno, credo, immagino, rimanda pur di essere qui presente a Diamante. E anche oggi, qui dal vivo in prima persona, qui sull'imbarcazione che sta portando l'Addolorata. Innanzitutto un saluto, senatore, che cosa rappresenta questa festa per il Paese e per lei? Intanto grazie a Maurizio per averci ospitato come ogni anno, anche nei momenti più difficili, ha rinnovato, gli dobbiamo molto del mantenimento di questa tradizione, a lui e alla sua famiglia. Ha parlato di questa festa, con commozione mi viene in mente il papà di Maurizio, quando a mare non andavamo con una barca così importante, diciamo così, ma con i battelli di legno, i grandi Woods, Maure, mi pare che così si chiamavano. Quindi mi viene in mente questo spaccato di vita ad Amandina, nella festa che è la festa, come dire, tradizionalmente più antica di Diamante, un borgo di pescatori, la Madonna Addolorata, protettrice della nostra città, protettrice dei marinai, e mai più che in questo momento difficile per il nostro paese, per le cose che accadono, affidarci alla Vergine Santa diventa un fatto che ci può dare tranquillità. Ecco, per me, che sono qui da semplice cittadino, lasciamo stare i convenevoli, lo dico spesso quando parlo a Diamante, io mi sento pienamente figlio di questa terra e ora anche padre di questa terra. Grazie a voi, a Tre Diamanti, e auguri a Mario per una prontissima guarigione. Grazie alle forze dell'ordine che sono qua, ai cittadini, a tutti quanti. Grazie a lei per la sua disponibilità, grazie. Il senatore ha appena ricordato una famiglia che da generazioni e generazioni qui a Diamante manda avanti l'attività dei marinari, dei pescatori. Qui è il figlio Maurizio, ciao Maurizio, e sempre lo stesso senatore ha ringraziato e anche noi ci allacciamo a lui al ricordo della tua favolosa famiglia, di quello che avete fatto e continuate a fare per la nostra comunità. Grazie Maurizio quindi per averci permesso di essere qui su questa barca insieme alla Madonna, di aver permesso di averla messa sempre a disposizione di tutta la cittadinanza. È stato veramente un piacere, intanto grazie per i complimenti fatti alla famiglia, ma è giusto che sia così, perché d'altra parte penso che mio padre meritava essere ricordato così, perché era una festa che lui ci teneva molto, qui ci teneva veramente tanto. E tu hai continuato a combattere nonostante tutti e tutto, eh? Sicuramente sì, però quello che faceva lui era qualcosa di straordinario. Lui viveva solo per questo, cioè la festa della Madonna era ricordata giorno per giorno, cioè lui dal giorno dopo della terza domenica di maggio iniziava già l'organizzazione per l'anno successivo, quindi aveva un qualcosa che io non penso di avere. Io certo sto facendo, lo faccio con orgoglio, lo faccio con piacere veramente, continuo questa tradizione, ma dispiace che tutto sommato si sta un po' perdendo, perché la partecipazione diventa essere sempre meno, le condizioni a livello di spazi dove tenere le barche, sappiamo tutti che purtroppo da un decennio la condizione è cambiata, e questo allontana ancora di più la gente dal mare. E questa è la festa che comunque è la festa dei pescatori. Oggi a Diamante siamo rimasti 2-3 pescatori, quindi la festa, chiaro, è portata avanti lo stesso, ma prima c'era l'unione di gruppo, l'unione dei pescatori, cioè ognuno di loro
in un anno metteva da parte dei soldi ricavati dal pescato, che era un minimo di percentuale che mettevano da parte, e poi una settimana prima della festa aprivano questi salvadanai. Chi trovava di più nel salvadanai portava la Madonna in barca, però univano queste somme e facevano una festa che era straordinaria. C'era il fuoco d'artificio, c'era la partecipazione, ma c'era veramente una partecipazione tale che oggi purtroppo, ripeto, non c'è più. È vero, sono cambiate le condizioni, sono cambiate anche le leggi, perché il fuoco d'artificio adesso in occasione delle feste religiose non si possono fare più, quindi sono tante le cose che sono cambiate. Le controversie, insomma. Ecco, però comunque è un peccato, perché, ripeto, una festa che comunque andrebbe ricordata, ma veramente, e andrebbe celebrata di più. Organizzata sì, ma da tutto il paese, cioè, tutti quanti dovrebbero partecipare. Perché in effetti, al di là di quello che è la bancarella, la fiera di per sé, che ci può stare, però effettivamente dovrebbe essere celebrata quello che è il simbolo e il significato effettivo che ha questa festa. Certo, certo. Per organizzarla bene, ma si spera che per l'anno prossimo sarà, quantomeno io posso assicurare che il mio impegno sarà sicuramente maggiore a quello che magari ho dimostrato fino ad oggi. Grazie, grazie Maurizio, grazie per continuare sempre a crederci in questa festa, e noi ci auguriamo che per altre centinaia e centinaia di tradizioni saremo sempre qui. Io ringrazio te e voglio fare l'auguri a tuo padre, perché puntualmente tuo padre è sempre stato al mio fianco nella e infatti mi ha detto vai, io non ci sono ma voi andate, noi con piacere siamo venuti. Ecco, appunto, quindi lui oggi non c'è, ma ci sarà l'anno prossimo. Esatto, quindi esatto. I migliori auguri a tuo padre e una presta guarigione. Grazie, grazie Maurizio, grazie. Vicino alla signora Lina. Buonasera, non potevo non avvicinarmi perché so quanto l'attività che tu hai svolto nel nostro paese per tanti anni ti tiene legata a quella che è la nostra festa tradizionale della Dolorata, quindi della protettrice del mare e dei marinari da Mantini. Io vengo da figlia dei marinari, quindi ce l'ho nel cuore il mare. Cosa rappresenta per te e per la tua famiglia questa festa? Per me sembra ogni anno sembra un avvenimento. La mattina mi alzo presto, vado a raccogliere i fiori con devozione, riempio tutto il vico della Madonna, il vico nostro via Saf, dove sono stata per 30 anni, mostro a Cirella e va bene. Per me sembra una gioia, è passato un anno con l'aiuto di Dio, Madonna mi fa, ma arriva pure l'anno prossimo. Per quanti anni lei ha deliziato la nostra cittadina del suo pescato? Nel 62 sono venuta a Diamante, poi la situazione non andava bene perché mio marito non lavorava e io mi sono buttata a fare tanti mestieri, tanti. Non ti posso elencare, a cogliere ferro vecchio, a cogliere i frulli, foglie di cedro per fare i pagnottini, ho venduto frutta e verdura, ristorante, tuo padre sa qualcosa, vino, candino, un po' di tutto, ho fatto di tutto, ma la fortuna non mi è andata. Poi mi sono aperta una pescheria perché io vivo con i pesci, non mi è andato, ho dovuto chiudere per troppe spese. Quindi per questo comunque, per la forza che le ha dato la Madonna di andare avanti, lei è legata, vero? Io ogni anno sempre per me è una gioia grande, grazie a Dio ci siamo arrivati un altro anno. Grazie, grazie. Ed eccomi vicino a Don Michele, parroco della nostra parrocchia. Innanzitutto buonasera, grazie per quello che fa per la nostra cittadina, per i nostri giovani e anche oggi per la celebrazione che si sta iniziando in questo momento con il percorso sul mare della Madonna Addolorata sull'imbarcazione. Ecco, che cosa rappresenta per Diamante questa festa e anche per lei che da un po' di anni la sta celebrando? Beh, è una festa dei pescatori, dei marinari, quindi rappresento un legame con il passato che certamente
è un passato significativo, anche se magari oggi i pescatori sono pochi, però è bene sempre mantenere questo legame con il passato, ma soprattutto poi con la spiritualità che è insita dentro la storia, la vita, no? Di queste persone che fanno del mare una fonte del loro lavoro e quindi anche portano un benessere anche alla città. E sappiamo che dove c'è la volontà di fare qualcosa di buono, e Dio è sempre presente poi con la mamma, che è una mamma molto attenta, no? La Madonna è la madre che bada ai suoi figli e bada ai suoi figli in nome di Dio. Questa è una bella cosa che siamo chiamati a vivere ogni anno. È vero. La ringrazio, grazie Don Michele. Grazie a lei. Bene, un applauso allora, se è andato bene, dai! Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, oggi lo Spirito Santo, in questo giorno di Pentecoste, in questa ricorrenza anche della terza domenica di maggio, festa per noi della Madonna dei Marinai, viene come fuoco in mezzo a noi. Apriamo i nostri cuori alla grazia della conversione e del perdono. Signore, che con il tuo Santo Spirito rinnovi i nostri cuori e la faccia della terra, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che con la luce del tuo Spirito guidi i nostri passi sulle strade della verità e della vita, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che con il fuoco del tuo Spirito ravvivi la debole fiamma della nostra carità, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Guardando un po' a questo scenario bello naturale, che è un dono di Dio, questo è un dono di Dio, penso alle migliaia di persone che sono passate di qui e che comunque hanno fotografato questa bellezza, no? E continueranno a fotografarla. Questa è una bellezza come dono di Dio, che noi siamo chiamati soltanto a custodirla e coltivarla, così come il comando che gli aveva fatto da Adam ed Eva nel giardino, no? Custodite e coltivate il giardino. Averla, non basta solo scriverla, no? Ma è questa grande bellezza che non so se quelli che vengono qui la fotografano dentro di noi. Se ne porta il ricordo, se ne porta il profumo, se ne porta, come dire, l'idea, no? Il volto. Allora, questo è importante perché io ritengo che dobbiamo molto lavorare, cioè Dio sicuramente continua, per questo ci fa vivere delle feste, perché ogni anno la Pentecoste, il dono dello Spirito Santo, perché ogni anno la Madonna, più volte dell'anno, perché dire, noi abbiamo bisogno di essere sempre educati, di essere educati a una bellezza più grande, più profonda, che molte volte ci sfugge o la perdiamo, perché andiamo dietro ad altre cose. E allora uno dei il compito fondamentale che la nostra società oggi deve prendere in mano è proprio il compito educativo, lasciarsi educare da Dio, lasciarsi educare dalla Madonna, lasciarsi educare dalla parola di Dio, dal Vangelo, e diventare a nostra volta educatori. O Dio che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi il tuo dono, perché in questo cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna sia sempre operante in noi la potenza del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dio sorgente di ogni luce, che oggi hai mandato il suo discepolo Spirito Consolatore, vi benedica e vi colmi dei suoi doni. Signore risorto, vi comunichi il fuoco del suo Spirito
e vi illumini con la sua sapienza. Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discendo su di voi e con voi, rimanga sempre. Andate per tutta tutte le gioie, Signore risorto, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. Thank you.